Nessuno più debba ammazzare, ognuno possa qualcosa creare, e che tutti ci si possa fidare, che i giovani ottengano questo, anche i vecchi, ma presto. È necessario che tutti insieme si operi nell'individuare e porre in essere strategie vincenti per uscire al più presto da questa fase delicata e assicurare al Paese condizioni di vita migliori. Oggi siamo qui per ricordare e rendere omaggio a quanti, civili e militari, hanno sacrificato la vita per la patria e per difendere alti ideali di pace, libertà e sicurezza, anche in missione estera, ma siamo qui per riaffermare e consolidare i valori fondanti del nostro Stato, sanciti dalla nostra Costituzione, che devono ispirare la nostra condotta per il perseguimento del bene della collettività. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbedisco vivente le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria, leviamo il cuore. Salva ed esalta nella tua fede, oh mio Dio, la nostra nazione. Da giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Manda la tempesta di frutti servono a lei. Fa che per sempre la signora in difesa, petti di ferro, più forte il ferro, che cingi questa mano. A lei che sempre dona vittoria, benedici il cuore delle nostre case lontane, le care genti, benedici la cadente notte di cuore del popolo, benedici noi che per questo vediamo.